Il Pescara disputerà per la prima volta i play-out retrocessione. Mai il Delfino li aveva affrontati da quando sono stati istituiti nella stagione 2003-2004. Come già rilevato, la modifica regolamentare che prevede supplementari e rigori quando le squadre che si scontrano hanno chiuso con gli stessi punti, è il caso di Pescara e Perugia, è una questione non di poco conto. Il Perugia, quintultimo per classifica avulsa, non si potrà salvare col doppio pareggio o con la differenza reti pari nel doppio confronto, ed è un aspetto rilevante se vediamo alcuni precedenti nell'ultima decade. Nel 2018 l'Ascoli ha centrato la salvezza con un doppio 0-0 contro la Virtus Entella. Nel 2015 fu il Modena a festeggiare, sempre a scapito dell'Entella, 2-2 a Chiavari e 1-1 nel return match del Braglia. Nel 2011 a salvarsi fu l'Albino Leffe, 0-0 a Piacenza e 2-2 a Bergamo. Lo scorso anno primo caso di play-out disputato con due squadre a pari punti e la novità di regolamento ha inciso. Sperando possa essere di buon auspicio per il Pescara, la Salernitana, quart'ultima per classifica avulsa, ha vinto l'andata 2-1 alla Rechi contro il Venezia. Al Penso i lagunari si sono imposti 1-0, senza esito ai supplementari, i rigori hanno dato la salvezza alla Salernitana e la retrocessione al Venezia, che poi è stato ripescato per la mancata iscrizione del Palermo. Insomma, la modifica regolamentare conta, perché poi, per ritrovare una quart'ultima che si salva ai play-out, bisogna risalire al 2010, quando il Padova, dopo aver pareggiato 0-0 a Leoganeo, espugnò il campo della Triestina 0-3, ottenendo la permanenza in B. Nella decade precedente, invece, più gloria per le quart'ultime, capaci di sovvertire il pronostico in altre tre circostanze. Ancona nel 2009 contro il Rimini, Spezia nel 2007 contro il Verona, Triestina nel 2005 contro il Vicenza. In tre casi i play-out non si sono disputati per eccessivo distacco tra quintultima e quart'ultima, nel 2017, nel 2013 e nel 2008. Il Pescara intanto cerca di rimettere insieme tutte le energie rimaste per avere la meglio in questo play-out. Per Sottil non mancano i problemi, soprattutto in difesa. Per Balzano stagione finita, Del Grosso salterà la gara di lunedì ed è in forte dubbio per il ritorno. Bettella e Drudi non sono al meglio e a preoccupare di più è l'ex centrale del Cittadella, le cui chance di recupero sono basse. Così uno fra Scognamiglio e Campagnaro farà coppia con Bettella. In avanti certi di un posto, Maniero e Galano, Pucciarelli potrebbe completare il tridente con Clemenza e Bocic pronti a subentrare e a fornire forze fresche nella ripresa. In casa Perugia il tecnico Massimo Otto deve verificare le condizioni di Buonaiuto e Melchiorri. Le assenze di Angel e Rajkovic rendono certa la coppia di centrali composta dall'ex Ghiomber e Sgarbi. Mazzocchi favorito su Rosi a destra, Falasco agirà a sinistra, Carraro davanti alla difesa, mezze ali Dragomir e Falzerano, le cui maglie sono insidiate da Nicolussi Caviglia. Davanti l'unico certo è Iemmello, criticatissimo ma vice bomber del campionato e autore di 3 gol in stagione al Delfino. In caso di mancato recupero di Buonaiuto e Melchiorri, toccherà a Capone e Falcinelli.